Buonasera, benvenuti a Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso. Diamo il via con questa prima puntata, un ciclo di trasmissioni che parleranno di salute pubblica. Saremo insieme in diretta, come siamo in questo momento, tutti i giovedì sera dopo il telegiornale e avremo ospiti gli operatori, i medici dei due presidi ospedalieri di Fano Pesaro e Muraglia. Missione Salute, Marche Nord, istruzioni per l'uso, è un programma voluto dall'azienda ospedaliera Marche Nord per promuovere i servizi all'interno delle strutture e per agevolare cittadini, utenti, pazienti a scelte consapevoli. È un'occasione unica per entrare nello spaccato, nella dinamica di un reparto, vedere come si muove, che cosa accade e soprattutto anche per entrare in contatto direttamente con i medici, con gli operatori, perché in studio si potrà telefonare e intervenire in diretta. Infatti avremo una prima parte della puntata dove parleremo, cercheremo di essere i più divulgativi possibili, affrontare i problemi del reparto e conoscere criticità e punti di forza. E poi daremo spazio a voi, cari telespettatori, a voi che volete rivolgere direttamente agli ospiti in studio domande sull'argomento della puntata. C'è appunto il numero di telefono, che è il nostro solito di Fano TV, 861433. Potete iniziare a telefonare anche da adesso, prenotatevi, perché gli ospiti di questa prima puntata saranno ben lieti di rispondere, di interloquire con voi. La prima puntata abbiamo scelto un argomento molto sentito, un argomento importante per tutta una comunità, ovvero sia il punto cruciale, il punto focale di un ospedale, forse il punto d'accesso, il punto più permeabile tra la società, il mondo esterno e la struttura chiusa, è l'ospedale, che è il pronto soccorso che gestisce le emergenze e le urgenze. E allora, insieme con noi, salutiamo subito gli ospiti di questa prima puntata, da Stefano Loffreda, il dottor Loffreda, che è direttore dell'unità operativa di pronto soccorso e medicina d'urgenza. Buonasera, benvenuto a Missione Salute. Buonasera, buonasera. Accanto a lui Tamara Campanelli, infermiera coordinatrice, insomma la caposala, insomma, universalmente conosciuta come la caposala, che ci farà entrare nel mondo anche degli infermieri, di questi operatori così importanti nella gestione di un reparto, perché sono quelli che vivono insieme ai medici a stretto contatto col paziente. E poi a fianco a lei Giancarlo Titolo, responsabile del pronto soccorso di Fano, insieme a Tamara Campanelli. Buonasera a tutti voi, benvenuti. Allora, l'argomento è questo. Noi, come sempre faremo in ogni puntata, vi faremo vedere dei contributi video, delle clip. Abbiamo registrato nei giorni scorsi dei video che ci aiutano a entrare nelle pieghe e, insomma, sviscerare e dipanare la discussione. Allora, però, prima di farveli vedere, io, insomma, rivolgo subito al direttore dell'unità operativa del pronto soccorso e medicina d'urgenza una domanda con l'ausilio di un cartello, del primo cartello che prego la regia di mandare, che ci aiuta a capire, ecco, lo vediamo in questo momento, pazienti annui oltre 70.000 e 25.000 di questi sono traumatizzati, questi il 50% avvengono in ambito domestico e l'1% a scuola. Allora, dottor Loffreda, perché abbiamo voluto iniziare da qui? Per capire quanto le due unità, i due presidi di Fano e Pesaro svolgano come mole di lavoro, cioè 70.000 pazienti transitano dai vostri pronti soccorso. Importante valutare questo dato per capire anche poi dopo tante cose. Sì, i volumi sono davvero importanti, ma è normale per un pronto soccorso avere dei volumi così, insomma, rientra nella norma, insomma, si sovrappone con i dati nazionali. Il pronto soccorso, per fortuna, direi, ha dei grossi volumi perché le persone hanno fiducia in noi, sanno che siamo aperti sempre e siamo sempre lì per accogliere qualunque problema. Allora, la cosa che a me ha così suscitato un po' di stupore è che insomma, 25.000 pazienti
hanno traumi in ambito domestico, cosa che insomma 12.000, 12.500, diciamo. E quindi insomma Fortunatamente non stiamo parlando di politraumi, ecco, che mettono in pericolo la vita delle persone, però sì, è buffo pensare che in realtà il posto più pericoloso, tra virgolette, come entità di numero di traumi, in realtà è l'ambiente domestico, però stiamo parlando fortunatamente di cadute a terra, magari anche un trauma con un coltello, fortunatamente sono cose lievi. Chiaramente i traumi più importanti sono i traumi della strada. E fortunatamente direi che negli ultimi anni si sono molto ridotti sia come numero che come severità. La legge sul buon uso delle cinture di sicurezza hanno fatto un grosso cambiamento, il casco, l'attenzione al non bere quando si guida. Non posso sottolineare a sufficienza queste semplici precauzioni per la popolazione. Guidare con attenzione, sobri e con la cintura di sicurezza. Tenere il casco dei motorini e delle moto ben allacciati e anche qui chiaramente sobri, ma mi piacerebbe tanto anche che con la bicicletta si diffondesse la moda di portare il casco. Negli ultimi anni abbiamo visto un incremento di traumi da bicicletta, vuoi la crisi, meno motorini, eccetera, ma un importante aumento di traumi su bicicletta, dove anche lì all'attenzione, alle luci e al casco possono ridurre un evento da l'1% in ambiente scolastico. Sì, questo è un po' per rassicurare i genitori, per lanciare un messaggio positivo. Allora, le vie d'accesso, come abbiamo visto anche quando siamo stati da voi, sono insomma naturalmente la sala d'aspetto, croce sì, delizia, insomma, e anche punto focale, e dopo certo, capiremo anche nella sala d'aspetto le figure del triagista, e insomma qui Campanelli ci potrà dare insomma anche la focale di chi opera a stretto contatto con chi arriva in pronto soccorso, e anche insomma naturalmente l'ingresso delle ambulanze, lì insomma entriamo più nella specifica funzione. Che è distinta. Infatti di questo vi volevo far vedere anche voi a casa. Pregherei la regia di far partire il video numero uno, che riguarda Pesaro, dove siamo stati proprio nei giorni scorsi e dove abbiamo capito che cosa avviene nella sala d'aspetto. Guardiamocelo insieme. Allora, questo è l'ingresso pedonale per i pazienti. E chiaramente il primo locale che si incontra è la sala d'attesa, e subito dopo il triage, dove andremo adesso, e appunto dove aspettano i pazienti per essere chiamati. Ed è il locale di solito dove forse regna la confusione più grande, specie durante i momenti di picco di afflusso, e dove è facile che, dove purtroppo le persone si innervosiscono, perché le attese in alcuni momenti possono essere anche prolungate. Noi siamo qui in realtà per l'emergenza e per le urgenze, che di fatti arrivano da un altro ingresso, arrivano in ambulanza, e che qui nessuno vede. Quindi faccio un appello accorato alla popolazione di comprendere che quando le attese sono di più di quanto noi vorremmo, e di sicuramente di meno, di più di quello che loro vorrebbero, non è perché ignoriamo il loro bisogno, ma è perché stiamo facendo qualcosa che ha una netta priorità. Ecco, dottor Loffreda, qui se vogliamo si gioca un po' l'asso, no? L'asso nella manica del pronto soccorso. Sì. Non vogliamo che voi pensiate che insomma c'è qualche cosa che non voglia essere di risposta alle vostre aspettative, perché voi in realtà dovete gestire l'emergenza. Sì. È evidente da quei cartelli che abbiamo visto e da dopo insomma che... E in realtà è quasi come fossero due attività parallele,
dove la priorità chiaramente sono l'emergenza e l'urgenza, che di fatto hanno un ingresso separato, hanno anche locali separati dove vengono gestiti. E poi abbiamo chiaramente il pronto soccorso, diciamo, classico, insomma, le cose più piccole, e queste due attività vanno in parallelo, con lo stesso personale, ma dove ovviamente la priorità viene data all'uno. E l'altro, ripeto, le nostre medie sono di attesa, sono di 90 minuti per un cosiddetto codice verde, che andrebbe bene se fosse sempre 90 minuti, ma purtroppo sappiamo che la media, c'è chi aspetta 10 minuti e chi purtroppo vive attese anche di 3, di 4 ore. E di questo colgo l'occasione per scusarmi con i miei concittadini. Non è quello che noi vorremmo, sicuramente non è quello che vorrebbero loro. Purtroppo è una strada stretta, due corsie, nei momenti di picco di traffico inevitabilmente c'è. Noi vorremmo fargli capire ai nostri concittadini quanto ci teniamo a loro, quanto ci dispiace, che la cosa che più frequentemente ci fa fare una brutta figura sono le attese. Ma se ci sono attese purtroppo insido nel problema. Invece ci tengo a sottolineare sempre con cittadini che possono essere orgogliosi del servizio che hanno a disposizione. Secondo me è un servizio buono, che li mette in sicurezza. Ok, vediamo il cartello numero 2 che abbiamo preparato, perché così abbiamo una fotografia anche di quello che avviene nei due presidi. Allora, dopo parleremo di questi codici, capiremo anche che cosa sono, anche se a lume di naso si può intendere. Codici rossi 4%, ed è un dato in linea con quello nazionale. Codici gialli 15%, anche questo rispecchia lo spaccato nazionale. Codici verdi, il restante il 68%, e codici bianchi il 13%. Questo è più basso del dato nazionale. Allora, commentate entrambi, perché giustamente questi riguardano tutti e due il volume dei codici rossi. Dal di qui si capisce, facendo la somma, insomma, che l'80% è altro e il 20% è quello che in realtà è quello per cui siete preposti a fare, dico bene. Sì. E da qui credo che si arguisca anche la severità dei nostri triagisti, insomma, voglio dire che comunque di fatto, insomma, giudicano in maniera molto oculata, a parte la preparazione, ma sono comunque oculati di più della media nazionale, evidentemente, per quanto riguarda i codici e l'attribuzione dei codici, che ricordiamo, Tamara, insomma, sono un'attribuzione della gravità, della priorità con cui si entra in sala, insomma, non è una diagnosi, insomma, è un codice di priorità, insomma, comunque. Quindi chiaramente il compito al quale voi siete preposti è, tradotto in soldoni, salvare la vita delle persone, e quello è il 20%. Certo. Poi nel resto c'è anche il codice bianco, dopo abbiamo anche una piccola, insomma, rappresentazione di quello che avviene per un codice bianco. Allora, visto che, insomma, il triage, la triagista e la figura dell'infermiere è stata chiamata in causa, io guarderei il secondo contributo per quanto riguarda Pesaro, che introduce questo argomento così importante e così focale per la vita di un pronto soccorso. Vediamo pure il secondo contributo che abbiamo girato a Pesaro. Questa è la zona del triage, dove appunto le persone vengono triaggiate da parte di infermieri professionali che sono appositamente formati. Ascoltano ciò che racconta il paziente, vengono presi i parametri, a volte viene fatto anche un elettrocardiogramma, e dove sulla base di protocolli standardizzati viene assegnato un codice di priorità, il che vuol dire che non è un codice di gravità di malattia, ma è un codice di priorità, vuol dire chi ha diritto di essere visto prima rispetto ad un altro. Paradossalmente una malattia più grave potrebbe aspettare di più. Il triage serve appunto per armonizzare la richiesta di soccorso con quelle che sono le nostre
risorsa. Chiaramente non può essere come una fila, chi arriva prima entra per primo, deve entrare per primo chi ha bisogno di essere visto per primo. Ci sono due triagisti, 24 ore al giorno, che fanno questa funzione qui. Dopo aver determinato il codice, questo viene determinato anche grazie all'aiuto del software, il paziente, se di particolare gravità, entra direttamente in sala, altrimenti attende o seduto di fuori oppure nell'attesa barelle di qua. Ecco, dottor Leffreda, qui eravamo nella sala d'aspetto di Pesaro, dopo siamo stati anche in quella di Fano, problemi comuni, lì c'è un po' il primo contatto del paziente con la struttura, col pronto soccorso. Se vediamo l'ultimo cartello che abbiamo a disposizione, il terzo per quanto riguarda appunto i codici, prima dottor Leffreda accennava ai tempi d'attesa, allora chiariamo anche questo aspetto perché è un aspetto che forse è quello che tutti quanti tocchiamo più con mano rispetto ad altri, perché insomma ci auguriamo sempre di non arrivare in ambulanza ma di arrivare con le nostre gambe in pronto soccorso. Assolutamente. Allora, codici rossi abbiamo una tempistica di 20 secondi, i gialli 30 minuti, i verdi 90 minuti e i bianchi 160 minuti. Allora, facciamo un po' di chiarezza su questo aspetto, perché secondo me è bene che queste tempistiche vengano chiarite, si capisca il perché di alcuni slittamenti da queste tempistiche riportate in questa tabella. Infatti, proprio per aiutare l'utenza a capire cosa sta succedendo, di recente abbiamo installato dei monitor nelle sale d'attesa che danno un'idea di cosa stiamo facendo, cioè di quanti codici gravi stiamo trattando e di quanti codici verdi e bianchi. Stiamo provando insieme con la ditta che ci ha fornito il software di sviluppare un algoritmo che ci permetterà anche di stimare il tempo d'attesa. Questo speriamo nell'arco dei prossimi mesi di poterlo offrire ai nostri concittadini. Perché una delle cose più terribili è di aspettare di non sapere quanto. Speriamo a breve di riuscire a stimarlo bene e di pubblicarlo proprio sul monitor di fuori, perché questo è fatto di qualità per le persone. E il nostro impegno è fortissimo su questo ambito. I nostri tempi di attesa medi si sono ridotti negli ultimi anni e ne siamo particolarmente orgogliosi. Però stiamo parlando del tempo di attesa al contatto con la squadra medico e infermiere dell'ambulatorio, ma ricordiamoci che il tempo di attesa prima di essere visto da un infermiere professionale, adeguatamente formato per accogliere il loro problema, in realtà è di pochi secondi o pochi minuti al massimo. In realtà nessuno aspetta più di qualche minuto prima di essere valutato. Il nostro lavoro è un lavoro di squadra molto stretto tra le professionalità di infermieri e di medici, e di questo forse siamo anche forse un pochino più avanti rispetto ad altre realtà ospedaliere, dove la professionalità degli infermieri è giustamente valorizzata e mi auguro nei prossimi anni sempre di più. Ci sono delle realtà, per esempio quella toscana, che è quella sicuramente più avanti su questo tema qui, non so, magari vuole... Sì, adesso... Non voglio rubare l'argomentazione della collega coordinatrice, perché noi vorremmo già subito, appena arriva il paziente, che il triagista abbia l'occasione di indirizzarlo nel posto più corretto e nel minor tempo possibile, perché in realtà la persona che viene vorrebbe risolvere il più velocemente possibile il suo problema e quindi il ruolo dell'infermiere che lo accoglie, del triagista, cruciale, è proprio quello di capire qual è il suo problema. Ecco perché l'infermiere fa tante domande. Delle volte il paziente chiede: come mai mi chiede queste cose? Per capire qual è il problema, per indirizzarlo e per assegnargli il codice colore più idoneo. Perché, come diceva prima giustamente sia il dottor Leffreda che il dottor Titolo, noi assegniamo un codice di priorità, cioè individuiamo
quanto tempo dovrà passare prima di arrivare alla visita del medico. Quindi noi non individuiamo la gravità, ma chi entra per primo. E naturalmente questo è legato alla gravità della persona. Il codice rosso, abbiamo visto i dati, entra subito, 20 secondi è per dire immediatamente. Poi i tempi si allungano a seconda del codice assegnato. Però è importante ricordare che la persona, una volta valutata dall'infermiere e assegnato il codice, non viene abbandonato. L'infermiere ha l'obbligo e il dovere di rivalutare il paziente. Il codice giallo, se per una serie di condizioni non entra dopo 30 minuti, l'infermiere lo deve rivalutare e registra tutte le valutazioni. Perché questo? Perché il codice giallo può evolvere in un codice rosso, quindi deve essere immediatamente visto dal medico. Oppure, se la situazione migliora, può anche essere declassato a codice verde. In questo modo i codici gialli, i codici verdi e poi successivamente i bianchi vengono rivalutati e non hanno la sensazione di essere abbandonati. Sì. Questo è importante. Sì. Per non parlare della terapia antalgica, che speriamo di affrontare. Poter introdurre il prima possibile anche in triage. Sì. Ecco, abbiamo visto che i tempi d'attesa sono un po', anche quando si parla di pronto soccorso, agli onori delle cronache, la prima argomentazione purtroppo viene fuori. Però per capire il perché, appunto, ci sono state preziose le parole della coordinatrice, che giustamente ha dei parametri da dover aggiornare volta per volta e che determinano anche l'attesa. Chiaramente per i codici bianchi i 160 minuti sono una media, giustamente. Quindi, è una media. Allora, siccome il codice bianco è un po' così, l'area insomma un po' grigia del pronto soccorso, vediamo con il terzo video che abbiamo girato a Pesaro, proprio in questo ambito, che cosa avviene e qual è l'operato che fanno i colleghi di Tamara Campanelli. Vediamo il terzo contributo insieme a voi. Salve signora. Buongiorno. Io ho un po' di febbre da un paio di giorni. Dal curante si è rivolta signora? No, perché non sono riuscita a trovarlo, però ho febbre, ho mal di gola, non mi sento benissimo. Febbre fino a quando è arrivata? 38. Ha preso qualcosa? Ho preso un paio di tachipirine, ma a volte scende, poi risale. Non è proprio una prestazione da pronto soccorso la sua? Allora, io il medico di base non l'ho trovato, e la guardia medica degli orari assurdi sia comprensivo. Cioè, nel senso che il medico di base, se non c'è, ha sempre un sostituto. Guardi, a cui rivolgersi. Le chiedo soltanto di darmi io una signora mano. La registro, misuro la temperatura, prendiamo i parametri, però c'è un po' da aspettare oggi, perché comunque i medici sono impegnati con altri codici più urgenti, codici gialli e codici rossi. Va bene. Il suo non è anche un codice verde, perché se mi viene solo con febbre. Ok, va bene, valutiamo. Ha preso almeno la tachipirina. Ha preso almeno la tachipirina, sì, signora. Ha preso la tachipirina. Prendiamo i parametri, signora. Prendiamo anche i parametri. Misuriamo la temperatura. Ok, mi dia il dito. Ok, i parametri vanno bene. Possiamo levare. Adesso misuriamo la pressione. I parametri sono ottimi. Adesso facciamo la registrazione. Lei si può accomodare in sala d'attesa dopo. Il medico, appena sarà disponibile, la chiamerà. Ok, signora, l'ho registrata. Adesso può attendere in sala d'attesa. Appena il medico è disponibile, la chiamiamo per la vista. Va bene, bene? Grazie. Ok. Grazie. Salve. E allora, Tamara Campanelli, insomma, questo è il vostro lavoro. Questo era un codice bianco, chiaramente la situazione meno preoccupante, però come il dottor Leofreda ci ha detto anche quando siamo andati da lui in ospedale, noi insomma facciamo le torte, però alle volte ci tocca cambiare anche le gomme, e allora delle volte le gomme insomma arrivano un po' dopo. Questo però, no, questo dico bene, è un problema. È un problema. Sì, perché
E se i pazienti, come dicevamo prima, ognuno vede il proprio problema come un problema importante, quindi anche il codice bianco va gestito in sala d'attesa, perché chiederà tante volte all'infermiere triagista: quando è il mio turno? Ma quello che è appena arrivato è arrivato dopo di me, ma è passato avanti a me. Non riescono a capire come mai chi arriva dopo entra prima, quindi ogni volta l'infermiere deve comunque spiegare le motivazioni e cercare di controllare la sala d'attesa, perché spesso io che ho un codice bianco con un altro che ha un codice bianco possiamo iniziare a discutere, quindi fomentare in qualche modo la sala d'attesa, per cui l'infermiere svolge anche un ruolo di tranquillizzatore, parla con gli utenti e spiega cosa sta succedendo dietro, perché è vero, abbiamo messo il monitor dove vengono indicati i pazienti in carico al pronto soccorso in questo momento. Però è importante parlare con le persone. Noi stiamo, oltre che valutando voi, ci sono altri pazienti che sono già stati visti, che aspettano di essere ricoverati, che hanno necessità dello stesso medico che vi dovrà poi vedere. Per cui un ruolo cruciale. Un ruolo cardine, se vogliamo, sicuramente per fare da legante, da insomma via di trasmissione tra, no, l'impatto in primis e poi quello che il paziente vivrà nel prosieguo del suo percorso all'interno del pronto soccorso. Fra poco daremo spazio alle telefonate che so essere numerosissime, già in attesa, però insomma è importante anche per entrare più nel vivo della discussione, anche aiutarvi poi a rivolgere domande ai nostri ospiti, capire quali sono i meccanismi che animano un pronto soccorso e soprattutto che muovono le azioni delle persone che vi lavorano all'interno. Dottor Titolo, con lei abbiamo girato una clip all'interno del cuore pulsante del pronto soccorso, ovvero sia l'emergency room, la stanza dove voi, insomma, sì, avete la sala delle emergenze. Quello è uno snodo cruciale. Esatto, è il nostro cuore, insomma, fondamentalmente. Io prima volevo introdurre un piccolo argomento che ha accennato Tamara, che mi interessa molto. Quello schermo là davanti, insomma, in sala d'attesa, ci indica non solamente le attese, ma ci indica anche quello che stiamo facendo dentro, insomma, fondamentalmente, cioè quello di cui ci stiamo occupando. Perché non è propriamente come le poste, insomma, che comunque nel momento in cui accediamo alla prestazione, la prestazione è finita. La prestazione continua fondamentalmente, è il tempo di processo che è lungo. In sala emergenza inizia il processo del codice rosso, dove il paziente viene stabilizzato, il pericolo di vita ovviamente, viene stabilizzato, ma dopo deve venire seguito praticamente, deve venire stabilizzato, deve essere condotto in una post-emergenza, dopo deve essere condotto, insomma, in un'osservazione breve o in una medicina d'urgenza, che è una subintensiva, dove le sue condizioni vengono monitorizzate momento per momento, e tutti quanti questo percorso, comunque c'è dietro il medico e l'equipe, insomma, del pronto soccorso. Da ore a giorni. Che può durare, nella fattispecie, da ore a giorni, insomma, fondamentalmente. Quindi è il processo, insomma, che comunque dobbiamo tenere presente. È importante come concetto, insomma. Non è che finisce lì il nostro prodotto, insomma. Il prodotto continua. Poi c'è la medicina d'urgenza, che è un altro aspetto del vostro lavoro, e anche quello ha un suo percorso. Prima Tamara Campanelli diceva che i codici hanno delle evoluzioni, alle volte in peggioramento e alle volte in miglioramento. Questo, coordinando tutto quello che è anche il resto, dà il volume del vostro lavoro, insomma. Quindi, non ci annoiamo. Non vi annoiate, non avete no. momenti di... No, direi di no. Forse il codice bianco è quello che abbiamo visto prima come esempio, il più difficile forse da gestire come... No? Ha bisogno anche lui o lei, Di, hanno bisogno anche loro. Di loro. Perché sicuramente se si rivolgono a noi, per hanno loro bisogno è un problema. Di noi. È un problema prioritario per loro. Cioè, spesso ci dimentichiamo di questo, noi operatori, che anche il codice bianco, chiunque viene in pronto soccorso è perché per lui ha un problema
e che in realtà non gliel'ha risolto nessuno e pensa che noi lo possiamo risolvere, per cui siamo lì anche per loro. Sicuramente il codice bianco deve aspettare un po' di più, però noi ci siamo anche per loro. Qual è la formazione specifica alla quale voi siete sottoposti per affrontare questa metodica di contatto, questa funzione? Grazie per averlo chiesto, perché è importante. L'infermiere che sta in triage, quindi la prima persona che si incontra, non è tra virgolette l'ultimo arrivato, ma sicuramente è un infermiere che per legge deve almeno lavorare in pronto soccorso da 6 mesi, quindi è il minimo richiesto. Per cui in realtà chi sta in triage almeno è un anno che sta in pronto soccorso e deve aver fatto, lo richiede la legge, un corso specifico. E tutti i nostri triagisti di Fano e di Pesaro hanno fatto un corso base di triage e un periodo di affiancamento, così come previsto per legge. Alcuni, e questo bisogna ringraziare la nostra azienda Marche Nord perché ci crede, fanno negli anni degli approfondimenti, per esempio la gestione psicologica del paziente che sta in triage, in pronto soccorso, che sicuramente ci aiuta a trattare meglio con le persone. Per cui chi sta lì sicuramente è una persona esperta che ha un'esperienza storica di questo ambiente. Quindi non mettiamo infermieri allo sbaraglio, ma sono quelli più anziani, quelli che hanno un'esperienza importante, perché comunque devono riconoscere anche il non detto da parte della persona che si presenta. Il dialogo è la base di tutto, parlare col paziente, capire qual è la sua esigenza, quindi avete insomma molte funzioni da dover espletare e anche in pochi minuti. Qual è l'istruzione per l'uso di un pronto soccorso, dottor Tito? Ma noi ci teniamo particolarmente sulla comunicazione, onestamente, anzi, devo dire la verità, sia io che Stefano, insomma, sotto questo profilo, insomma, ci teniamo al colloquio con il pubblico, insomma, con i nostri concittadini, e invitiamo comunque a fare le critiche che siano costruttive, ovviamente, insomma, in quanto ci aiutano assolutamente a migliorare. Noi abbiamo, dal punto di vista formativo, insomma, abbiamo un corso che è quello della CLS, di American Heart, che è una società internazionale, che comunque ha in sé una parte, insomma, di comunicazione, quindi comunque su questo siamo orgogliosi, insomma, perché abbiamo addirittura una faculty in Marche Nord, insomma, di questo corso. Dottor Freda, Fano e Pesaro sono città balneari, città che fra poco avranno ingressi in ambito turistico. Speriamo, sì, sì. Speriamo. Sì, certo. Per il lavoro per voi si complica, si amplifica? Qual è l'evoluzione nel periodo estivo? Perché anche questo forse, no? Certo. Ai residenti può creare qualche domanda, qualche dubbio. Dice, vabbè, nel periodo estivo magari, no? C'è una differenza, un salto? Certamente. Allora, chiaramente il periodo invernale abbiamo più problematiche tipo respiratoria e scompensi cardiaci, diminuiscono specie respiratorie, cioè le polmoniti, le persone che soffrono di problemi polmonari cronici d'estate stanno meglio, per fortuna. D'estate invece abbiamo molto più traumi, specie i piccoli traumi, appunto collegato con il classico motorino, con infradito che scivola, eccetera. Quindi molto più piccola traumatologia e anche molto più ricorso al pronto soccorso per dei turisti, molto banalmente per cose, insomma, che sarebbero forse più adeguatamente trattate anche da una guardia medica turistica. E anche il turista comunque ci vede come un punto di riferimento e dire aumentano decisamente. Tamara Campanelli, perché il pronto soccorso, qual è la criticità del pronto soccorso dal punto di vista proprio del rapporto con le persone? Qual è il meccanismo che alle volte non funziona? Che cosa non passa? Ma spesso non passa il lavoro che c'è dietro, perché in qualche modo in sala d'attesa c'è una forma di barriera, quindi l'utenza si ferma lì e aspetta e non vede movimento, pare che c'è staticità. Perché effettivamente non si rende conto che dietro quella porta ci sono medici e infermieri che gestiscono magari 2 codici rossi, che hanno un codice rosso stabilizzato e che devono
allocare in un reparto, lo devono ricoverare, che devono seguire gli altri 10 pazienti che sono lì da ore prima. Quindi spesso c'è questa cattiva percezione e probabilmente anche noi non siamo in grado di spiegare così bene: guardate, stiamo comunque lavorando per voi, anche se non sembra, perché la sala d'attesa è ferma. Che succede? Perché non chiamano mai? Nessuno mi dice niente. Nessuno mi dice niente. Questa è la prima cosa che, sì, che no, sono qui e non so niente. Allora, per far sì che questo, certo, migliori, per questo aspetto migliori, siamo stati nella sala d'aspetto di Fano insieme al dottor Titolo e abbiamo visto che alcune cose miglioreranno. Allora vediamo la clip che abbiamo registrato alcuni giorni fa proprio nel pronto soccorso, sala d'attesa dell'ospedale Santa Croce di Fano per Missione Salute. Guardiamola. Siamo in sala d'attesa del pronto soccorso, sulla destra abbiamo il triage, l'area triage dove vengono valutati i pazienti che accedono a piedi, insomma, in pronto soccorso, e qua di fronte abbiamo i due monitor, uno sostanzialmente, insomma, di intrattenimento, insomma, per la sala d'attesa, l'altra di informazione. Per il momento abbiamo inserito alcuni dati come le attese totali e i pazienti in gestione, cioè quello che stiamo facendo praticamente. In realtà, insomma, questo fa parte di un nuovo software di pronto soccorso che noi stiamo implementando, che verrà cambiato, insomma, fondamentalmente, per cui abbiamo intenzione di mettere anche il responsabile di ogni sala, sia per dare la sensazione al paziente di essere preso in carico all'entrata, quindi già all'attesa, insomma, del triage, sia per dare l'idea, insomma, di chi è responsabile del processo, insomma, del paziente. Il triage è sostanzialmente la distinzione dei pazienti per priorità di entrata. Il paziente non entra in pronto soccorso secondo l'ordine di entrata, insomma, in pronto soccorso, ma secondo una gravità, secondo dei parametri che vengono stabiliti dall'operatore, che si chiama triagista, che è un infermiere che ha studiato, insomma, ed è stato formato, insomma, con protocolli internazionali. Il codice rosso è il codice più grave, che è in pericolo, imminente pericolo di vita. Il codice bianco è quello che è una prestazione ambulatoriale. Il codice rosso ovviamente non entra nelle sale di visita, negli ambulatori e nella sala emergenza, quindi ha un percorso, insomma, predefinito, insomma, preferenziale, e mentre il codice giallo, insomma, il codice verde hanno dei parametri stabiliti internazionalmente, insomma, per quanto riguarda la possibilità di attesa e rivalutazione. Il concetto è che il codice viene rivisto ogni tot tempo, insomma, per confermare che la gravità sia quella o non sia variata. Il codice non è definitivo, insomma, sostanzialmente. Durante l'attesa in pronto soccorso il triagista, cioè l'addetto al triage, rivaluta costantemente, insomma, i codici e quindi ne rivede eventualmente, insomma, la gravità. La mission del pronto soccorso è essenzialmente quello di dare una risposta alle emergenze, però noi siamo strutturati in modo che comunque possiamo dare risposta a tutti i tipi di necessità clinica, insomma, di necessità terapeutica praticamente. Dottor Loffreda, le cose possono migliorare anche con un semplice schermo, ma sono tante insomma, sì, gli asset, i fiori all'occhiello di questo servizio. Ah, noi andiamo fieri di molte cose. In particolar modo direi che negli ultimi anni ci siamo dotati di tecnologia. Mi piacerebbe sottolineare i ventilatori non invasivi, sono delle macchine che aiutano le persone a superare dei momenti critici di respirazione. Con questa attrezzatura e con la formazione che abbiamo fatto anche di formatori importanti, cioè all'interno del nostro equip, abbiamo ridotto della metà il numero di pazienti che una volta veniva intubato, cioè che la situazione è talmente grave che il paziente doveva essere intubato e ricoverato in rianimazione. Negli ultimi anni siamo riusciti a ridurlo della metà questo numero, vuol dire un quantitativo di sofferenza in meno per questi pazienti enorme. Ne siamo
molto, ma molto fieri di questo risultato. Direi che anche la nostra gestione del trauma è molto buona. La rete per l'infarto locale è straordinaria, grazie alla nostra al fatto di avere la funzione di hub, cioè di funzione di mozzo, insomma, di la cardiologia interventistica, che è di ottimo livello, e infatti, insomma, il pronto soccorso chiaramente non è autartico, dipende anche dal resto dell'ospedale, e fortunatamente abbiamo dei servizi che ci circondano ottimi. Sì, non è solo attese lunghe, cioè direi che salviamo parecchie vite e ne siamo molto fieri, alleviamo tanta sofferenza, e questo è il nostro lavoro. Questo è il vostro lavoro, e le vite si salvano nella emergency room che vi abbiamo citato prima. E allora guardiamo insieme al dottor Titolo che cosa avviene, che cosa c'è in un emergency room. Siamo entrati con le nostre telecamere, con le telecamere di Missione Salute, dentro il cuore pulsante di un pronto soccorso. Vediamo l'ultimo contributo che abbiamo girato a Fano. Siamo nella sala emergenza, quella che gli anglosassoni direbbero la shock room, insomma il cuore del pronto soccorso, di tutti quanti i pronto soccorsi, in particolare in questa la sala d'emergenza di Fano. Siamo in grado di trattare due emergenze, due codici rossi contemporaneamente, per cui abbiamo due ventilatori, due monitor defibrillatori, pompe e tutta l'attrezzatura, insomma, per affrontare le emergenze cliniche sostanzialmente. È stata strutturata e l'intento era proprio di essere quasi una sala operatoria questa, anzi è a tutti gli effetti una sala operatoria. Teoricamente si potrebbero fare le toracotomie d'urgenza, insomma, in questa sala. Non è stato mai fatto, insomma, perché non è stato necessario. Il codice rosso entra immediatamente in sala emergenza, viene triaggiato addirittura in sala emergenza, quindi comunque è sottoposto a un triage, ma mentre viene triaggiato, insomma, i colleghi, insomma, del reparto sono già qua disponibili insieme a tutta quanta l'equipe. Una volta stabilizzato, insomma, dipende da che tipo di patologia, una volta stabilizzato potrebbe andare o direttamente in reparto, o in alcuni casi potrebbe essere anche in attesa di dimissioni, per cui potrebbe esserci un'osservazione monitorata, o in alcuni casi potrebbe andare in osservazione breve, quindi un'osservazione di 24 ore, insomma un pochettino più complessa, o addirittura, insomma, per 3 giorni, insomma, per cui potrebbe essere ricoverato in medicina d'urgenza, che è il nostro reparto, insomma. E dipende dal tipo di patologia. Insomma, abbiamo capito che quella è una stanza dove voi espletate il punto massimo, l'espressione massima della vostra professionalità. Quello è il vero vostro ambito. Sì, è l'emergency room, insomma, di ER memoria, insomma, probabilmente che ha ispirato molti di noi, insomma, a fare anche questo mestiere. Là inizia tutto del codice rosso, della nostra emergenza, della nostra mission. Dopodiché si dipana, insomma, in mille rivoli, in mille possibilità, dalla dell'emodinamica, insomma, che sta a Pesaro, insomma, dalla nostra stroke unit che sta a Fano, insomma. Cioè abbiamo tante eccellenze. Tante eccellenze, insomma, e quindi devo dire, insomma, che abbiamo tante risposte, insomma, per quanto riguarda la cittadinanza, non solamente i codici bianchi. Non solo i codici bianchi, va bene. Comunque, se capisco bene il concetto, insomma, è l'interazione, l'interagire con questi plus che sono in diversi punti tra i due presidi, che si riesce a dare una risposta ottimale all'esigenza di salute del cittadino. Assolutamente. Poi è chiaro che tutto è migliorabile, questo è, sì, sì. È perfettibile. E c'è un'ottima collaborazione, chiaramente. È un gioco di squadra. Allora, adesso noi, come abbiamo detto all'inizio, vogliamo dare spazio e voce alle vostre osservazioni. I medici, insomma, la coordinatrice è qui anche essa per
rispondere ai vostri interrogativi. Noi adesso Missione Salute fa una piccola pausa pubblicitaria, ritorniamo fra pochissimi secondi, ritorniamo qui e daremo spazio alle vostre telefonate. Missione Salute, a fra poco. Ben ritrovati a Missione Salute, rieccoci qui in studio, in diretta, siamo in diretta dagli studi di Fano TV per questa prima puntata di questa serie televisiva che vuole fare un focus sull'azienda Marche Nord e sui presidi ospedalieri di Fano, Pesaro e Muraglia e rendere visibile il lavoro, il grande lavoro e lo sforzo di coloro che vi operano all'interno e aiutarvi a fare scelte anche in maniera consapevole per i servizi che queste strutture vi offrono. Allora, come vi abbiamo detto, una parte importante di questa trasmissione sono le vostre telefonate, le vostre osservazioni, i consigli o quanto volete fare in diretta in questo momento con noi e quindi diamo lo spazio alle telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera signora, mi dica da dove chiama e insomma siamo qui a sua disposizione, qual è l'osservazione che ci vuole fare? Allora, io sono la signora Di Fano e chiamo per il caso che è successo alla mia mamma. Allora, la mia mamma ha 93 anni e un mese fa aveva delle perdite ematiche, quindi l'ho portata al pronto soccorso di Fano. Abbiamo aspettato un 20 minuti, mi chiama l'infermiera e mi dice guardi signora che adesso gli spiego il caso all'infermiera e mi dice guardi signora che la mamma deve essere visitata da un ginecologo. Quindi senza che nessuno ci accompagna, che sbaglio anche piano, perché aveva detto il primo piano, premetto la mamma ha 93 anni, arrivata alle 9 di mattina. Finalmente arriviamo dalla dottoressa Giommi, che visita la mamma, e dice, guardi, dal punto di vista ginecologico la sua mamma non è niente di grave. Io però, signora, per approfondire la cosa, le farei fare una visita urologica. Verso le 11 noi la chiameremo. Nel frattempo deve ritornare al pronto soccorso. E mia madre aveva il codice verde, quindi 9 della mattina. Arriviamo all'una del giorno e qui non si sapeva niente. Quindi chiamo l'infermiere e l'infermiere mi dice guardi signora che ci sono dei casi più importanti dei suoi. Le ho detto ho capito ma la mamma deve fare questa visita urologica? Questo ha detto sì, non mi risponde niente. Quindi mi sono abbastanza alterata. La mamma si è sentita male e ho detto guardi che la mamma non sta molto bene, ha 93 anni, ha fame, gli prenda una merendina. Gli ho detto ma scusi che modo è? Come la mamma deve prendere una merendina? In pratica mia figlia porta una merenda a mia madre da casa, un panino, ok? Aspettiamo fino alle 4 del pomeriggio, quindi dalle 9 della mattina una donna di 93 anni, perché per fare la visita urologica dovevo avere l'ok dal medico del pronto soccorso. Finalmente alle 4 il medico del pronto soccorso si degna di chiamarmi e lo sa cosa mi ha risposto? Quindi sono abbastanza incavolata e non è il modo di fare. Mi dice, guardi, ma chi le ha detto che la sua mamma deve fare la visita urologica? Ma gli ho detto, ma scusi, la dottoressa Giommi mi dice, ecco la sua mamma sta bene, deve bere solo 2 litri d'acqua e la saluto. È finito il discorso. Ecco, io volevo delle spiegazioni perché non mi sembra il modo di fare con una donna di 93 anni. Mio marito alle 3 e mezza del pomeriggio è venuto, si è abbastanza alterato per non dire un'altra parola più grave, ha parlato con un'infermiera e l'infermiera ha detto la colpa non è la nostra, purtroppo ci sono poche persone che lavorano qui al pronto soccorso. È andata al tribunale del malato che era chiuso e la cosa proseguirà. Ho telefonato perché una donna di 93 anni non mi può rispondere, prenda la merendina
e questo mi dice la sua mamma sta bene, ti ha detto di fare la visita urologica. Io allora, non ho combinato niente e fino alle 4 del pomeriggio sono stata al pronto soccorso senza concludere niente. Ok, adesso l'audio era un po' disturbato, sì. Comunque il concetto in generale si è capito, quindi insomma sì. Una persona così anziana... Sì, sì. Mi dispiace per l'audio che non siamo riusciti a sentire molto bene, comunque ringrazio la signora per la franchezza con la quale ci ha raccontato questa sua esperienza in pronto soccorso. Da quello, signora mi dovrà perdonare che non, l'audio era pessimo, però da quello che ho capito lei ha accompagnato la sua mamma anziana in pronto soccorso per un problema e è stata inviata per fare in successione alcune consulenze e ci sono state, mi sembra di riassumere, delle latenze lunghe tra una cosa e un'altra. Ha ragione che è una signora di 93 anni, chiaramente ha una sua fragilità insida e anche noi vorremmo riuscire a comprimere un processo del genere in poche ore e non da quello che ho capito dalle 9 alle 4. Sono solidale con lei, signora, sono solidale con lei che è proprio quello che è il nostro obiettivo, è quello di ridurre non solo i tempi di attesa, ma chiaramente i tempi di processo, ma anche i tempi di processo purtroppo non dipendono da noi, perché quel ginecologo che ha visitato la signora, anche quel ginecologo l'ha visto in mezzo alla sua attività routinaria e di urgenze. Idem si può dire per l'urologo. Quindi purtroppo coordinare queste cose qui in modo perfetto, nel caso di questa signora qui, a quanto sembra è andato peggio sicuramente di quello che noi vorremmo. Grazie ancora alla signora per il suo sua segnalazione. Bene, sentiamo la prossima telefonata. Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera signora, mi dica da dove chiama, esatto, come si chiama? Io sono Lidia che ha telefonato per un'informazione. Sì. Allora guardi, quello che io ho da dire è a favore del pronto soccorso, non a sfavore. Sì, allora, prima di tutto c'è da dire che al pronto soccorso si fanno delle grandi file e questo lo sappiamo perché purtroppo io penso che molta gente ricorre al pronto soccorso per o non andare dal medico generico o per evitare di attendere le lunghe liste di attesa che dobbiamo avere per fare un controllo. Purtroppo, questa è una cosa che veramente dispiace, perché o si va a pagamento, perché a pagamento la visita uno la fa il giorno dopo, invece con il servizio sanitario praticamente vanno alla lunga un anno e mezzo, tutte quelle cose. Chi si può permettere di andare a pagamento, giustamente ci va. Però molte volte per evitare tutte queste cose si ricorre al pronto soccorso. Perché la parola pronto soccorso vorrebbe dire cose, urgenze e basta. E purtroppo delle volte si è obbligati ad andare al pronto soccorso perché si è impossibilitati anche di pagare certe cifre per avere un controllo. Bene, allora qui si incrociano diverse argomentazioni, una telefonata che dà spazio a tanti spunti per parlare anche di problematiche che vi riguardano in primis come professionisti. Escamotage, andare in pronto soccorso, liste lunghe d'attesa, passo di lì, divento un codice bianco, insomma, sono tanti aspetti che sono coinvolti in questa telefonata che però rispecchia la quotidianità forse, no? Sì, però no, non siamo qui per colpevolizzare chi ricorre a noi, assolutamente certo, no. Certo. Cioè, quello non è... Devo dire che la sensazione qualche volta c'è, però il problema fondamentale è che da noi non si sentiranno mai dire che una cosa odiosa in sanità non è di nostra competenza. Questa cosa qua da noi è sempre di nostra competenza, comunque ce ne prendiamo. Qualche volta insomma bene, qualche volta un pochettino peggio come nel caso dell'altra signora, insomma, ma tutto sommato
è sempre di nostra competenza. Sì, la signora diceva obtorto collo, alle volte alcune persone sono quasi costretti, no? Sì, perché no, non si può fare altrimenti. Però sì, insomma, la vostra mission, dicevamo anche con il dottor Tito quando eravamo a Fano, noi siamo qui per voi, tutti, sì, per sì, voi, sì, no? Sì, e quindi sì, è chiaro che dopo i tempi anche qui ci dobbiamo giocare e trovarci d'accordo anche su questo aspetto, insomma, sì, perché 10 codici bianchi contemporaneamente in un pronto soccorso, immagino che qualche problemino di tempistica la creino. Sì, certo. Immagina prenotare 10 radiografie, insomma, contemporaneamente, insomma, nello stesso momento. Comunque qualche cosa dal punto di vista organizzativo è. Fa. Va bene, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì. Buonasera, benvenuto a Missione Salute. Buonasera a lei. Mi dica, da dove chiama, come si chiama? Mi chiamo Valeriano Tampa e ti chiamo da Fano. Allora, noi siamo qui per accogliere le sue osservazioni, ci dica. Vorrei parlare con il dottor Titolo. È qui, presente. Eccomi. Lo vedo. Anche se ha fatto crescere la barba. Vabbè, motivo estetico, insomma. Sempre avuta la barba. Ma per carità, ma ci mancherebbe. Mi dica, qual è la sua considerazione? La mia considerazione è che io sono stato per una settimana in medicina d'urgenza quando avevamo, dico avevamo perché io ci tengo, 2 camere in ortopedia. Questo signore, lo voglio ripetere, questo signore non è di Fano nativo come non sono io, ma questo signore va rispettato e onorato per tutta la stima e la gentilezza che adopera con i pazienti. E non era direttore o quello che è responsabile del pronto soccorso. Questo signore, che mi ha chiamato il dottor Brunori per 2 volte, è una persona che l'ho cercata per 10 o 15 volte e non sono riuscito a mettermi in contatto, perché ho parlato con la dottoressa Calabresi, con la dottoressa Grazioli. Questo signore merita non solo la barba, ma di essere riconosciuto a Fano per quello che ha fatto, sì, non solo per me, anche per gli altri che erano in quei reparti. Bene, grazie. Io arrossisco, a parte la barba, voglio dire, io lo ringrazio, non so che. Però forse che al dire. Momento in cui l'ha visto non ce l'aveva. Forse no, forse giuro, non è un mio parente, voglio dire. Quindi... Però, dottor Loffreda, alle volte, insomma, anche no, in tutto un volume di lavoro, anche una persona per la quale negli occhi passa un momento di gratitudine, forse vale, no? Lavoriamo per quello. Lavorate per quello. Tamara Campanelli, voi siete la cerniera, come ho detto prima, no, che mettete in comunicazione quello che c'è fuori e quello che c'è dentro. Anche questo è un vostro modo per svolgere il lavoro. Sì, l'infermiere proprio nella sua, la professione è quella di assistere, di prendersi cura, per cui quando sentiamo un po' queste persone, questi ringraziamenti, significa che tutti abbiamo lavorato con l'obiettivo di riportare in condizioni di vita precedenti all'accesso in pronto soccorso queste persone, per cui significa che abbiamo lavorato bene e ci fa piacere se noi lo viviamo molto con i pazienti ricoverati in medicina d'urgenza, perché hanno un po' più tempo per conoscerci. Il pronto soccorso è un mordi e fuggi, la medicina d'urgenza sono 3-4 giorni in cui effettivamente noi conosciamo loro e loro conoscono noi, e quindi ci si rende conto che lavoriamo tutti con questo obiettivo. E poi alla fine, ecco, ci sono questi ringraziamenti che effettivamente ci dicono: beh, abbiamo scelto il lavoro giusto. Sì. Ecco, e poi c'è l'esperienza migliorabile della signora, insomma, di 94, certo, anni, che chiaramente, certo, è l'altro rovescio della medaglia. Ah, yeah. E lì, sì, lì, per fortuna non tutte 70.000 vanno in quel modo vanno lì. In quel modo. Fortunatamente no. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buonasera. Pronto? Buonasera, buonasera a voi. Buonasera anche ai vostri ospiti. Bene,
Da dove chiama? Allora, io chiamo da Pesaro, ma sono di Fano. Ah. E ha avuto a che fare con insomma, il pronto soccorso? Qual è la sua considerazione che ci vuole fare? La mia considerazione era voler dare un contributo un po' a questa discussione. Innanzitutto mi complimento con gli ospiti che mettendoci la faccia in qualche modo rendono un po' questo servizio più a misura di cittadino e di persona, insomma di familiare. Era un servizio che mancava da tanto tempo e anche diciamo la sensibilità di Marche Nord finalmente a veicolare un messaggio di informazione di questo tipo è molto sentito e quindi mi auguro che diventi un appuntamento fisso per Fano TV e per tutti i telespettatori. Grazie, noi saremo qui ogni giovedì fino al 2 giugno per 8 appuntamenti e affronteremo, insomma, faremo un viaggio per questa prima parte, questo primo ciclo di puntate nei reparti dei due presidi. Dopo nei saluti finali vi dirò anche chi sarà il prossimo ospite giovedì prossimo. Insomma. Comunque, Missione Salute e Istruzioni per l'Uso ha questo scopo preciso, farvi conoscere, farvi entrare nello spaccato tra le criticità e naturalmente i plus di un reparto. E poi chiaramente, insomma, come giustamente ha detto il telespettatore, già metterci la faccia e non trincerarsi dietro, insomma, vabbè, già è un bel modo per entrare in contatto con la comunità, no? Questo è sicuramente bello. Sappiamo di non essere perfetti, ma ce la mettiamo tutta. Ecco che arriva un'altra telefonata. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Io chiamo dalla provincia di Pesaro Urbino, Sì, mi dica. Sì, mi chiamo Sofia. No, io volevo solo segnalare, diciamo, una considerazione, cioè c'è una considerazione da fare, ecco. Sì. Perché c'è una sorta di sfiducia nel pronto soccorso, in quanto in caso di malattia cronica o molto rara e il paziente è in cura presso un centro specializzato in un'altra regione, cioè purtroppo tra i pazienti è diffusa l'idea che si ha paura, tra virgolette, di finire al pronto soccorso e di non ricevere subito, diciamo, il trattamento adeguato, cioè si ha paura che il medico non sia competente, che non sappia tanto di quella malattia, no? A me personalmente non è mai capitato, però niente, volevo chiedere ai medici quanto ne sapessero di, non so se hanno capito la domanda. Ci aiuti un attimino a capire forse in quale ambito ci stiamo orientando, parlava di malattie croniche, quali sarebbero, se ne ha qualcuna in mente in questo momento, oppure che le è dato conoscere? Beh, non lo so, però ad esempio, ad esempio in caso di una talassemia forma major, se il paziente finisce al pronto soccorso del centro di cura specializzato regionale, a livello regionale, come tipo Ferrara, l'arcispedale di Ferrara, succede che il medico specialista, cioè, scende fisicamente al pronto soccorso con la cartella del paziente e quindi interagisce subito con il medico del pronto soccorso per dare subito il trattamento giusto al paziente. Abitando magari nella nostra provincia, dove non ci sono questi centri specializzati, purtroppo c'è questa paura, diciamo, nei pazienti pochissimi che magari hanno questa malattia cronica, di andare al pronto soccorso, però magari sicuramente il pronto soccorso appunto rimane solo per casi urgenti, nel senso che ci viene spiegato questo, andateci solo per casi urgenti, però cioè, se ci fosse un po' più di fiducia magari
sapendo di trovare la massima competenza. Certo, non guasterebbe. Abbiamo capito insomma il senso della... In realtà non si capiva. Riassumo, la signora diceva in caso che un paziente sia ammalato di una, faceva l'esempio di una talassemia cronica, di patologie croniche così particolari, il rischio di andare in pronto soccorso e la paura è quella forse di non incontrare un interlocutore che abbia una competenza tale da affrontare insomma, una patologia di questo genere. Questo era perlomeno. Per quanto riguarda la talassemia, non sono a conoscenza di nessun caso che sia stato trattato in modo inappropriato in ambe due dei presidi, e anzi direi che l'anno scorso per esempio abbiamo fatto una diagnosi di una malattia ben più rara in un paziente che è venuto in pronto soccorso, che aveva un caso di angioedema ereditario, patologia che affligge forse qualche decina di persone in Italia. Eravamo sufficientemente acculturati per aver diagnosticato, trattato, salvato la vita di questo paziente in quella circostanza. Dato che è ereditaria, abbiamo fatto fare il test anche a tutti i suoi familiari. Nella sua famiglia aveva già avuto 5 decessi perché la patologia non era stata riconosciuta. Noi abbiamo salvato non solo la sua vita, ma quella del suo parentado. Era una patologia ben più rara. Signora, a rischio di sembrare arrogante, siamo molto bravi. Ecco, non scordiamoci però la mission, come l'ha chiamata il dottor Titolo del pronto soccorso, che è quella dei codici rossi, insomma, che sono quelli che, per i quali. Poi dopo è chiaro, ecco, l'esempio del dottor Loffreda. Ma a parte tutto, comunque c'è un ospedale alle spalle, voglio dire, ecco. Cioè, insomma, l'offerta di Marche Nord non è secondaria. Insomma, un ematologo dire. È sempre rintracciabile, telefonata. Sempre disponibile. Un'altra telefonata, pronto, buonasera, benvenuto a Missione Salute, con chi... Buonasera, Lino. Salve. Mi sente? Sì, la sento. Sono Adriana Barci, buonasera. Buonasera. Innanzitutto volevo ringraziare i medici, la caposala e anche lei per darci questa opportunità e grazie. Poter spiegare delle volte dei disagi che troviamo. Volevo solo chiarire due cose e un'altra, risolvere un dubbio. Qualora si presenta un paziente con attacchi di calcoli renali, quindi dolori, intendo dire, acuti, come mai delle volte non è considerato una priorità, se non altro, se non è visitato subito, e nel frattempo alleviare quello che è la colica in sé per sé? Questo è capitato non di recente, parlo di circa un anno fa, poco più, che mio marito è stato portato d'urgenza con l'ambulanza per via dei calcoli renali. Lui soffre di patologie cardiologiche e quindi anche questi calcoli ha problemi anche a livello delle reni. Ed è stato visitato dopo diverse ore e i dolori non accennavano ovviamente a diminuire perché non era stato fatto nessun antidolorifico specifico, e io ho molta paura in andare un antidolorifico perché può andare in problemi in contrasto con le medicine che prende, giusto per dirla una. E un'altra, volevo quasi dare un suggerimento, che praticamente quello che sono codici considerati bianchi o verdi, che può essere fatta la storta per strada, essersi bruciato un dito o qualsiasi, diciamo, un problema non veramente da pronto soccorso, come mai non si può estendere l'orario della guardia medica, che talvolta potrebbe essere risolutivo, e a voi non intasare il pronto soccorso con cose di meno rilevanza? Tutto questo, penso se ci fosse una guardia medica che avesse degli orari più idonei, magari che sono incompatibili con quelli dei medici di base, può darsi potrebbe alleggerire il grande lavoro che voi avete, perché avete dei grandi lavori e delle grandi responsabilità. E farvi dei complimenti comunque, perché siete veramente in gamba
anche se ci sono tante difficoltà, ma comunque sempre cercate di dare delle risposte o venirci incontro. Io posso dire solo che bene, tutte le volte che sono finita al pronto soccorso di Fano o a quello di Pesaro, e magari sono dovuta rimanere in osservazione per più di 24 ore, anche 3-4 giorni, e poi essere andata in medicina d'urgenza, dal pronto soccorso passare in medicina d'urgenza, un solo suggerimento: non permettete, per favore, quando uno è lì dentro, di fare entrare, scusate il termine, le mandrie di persone a visitare un paziente. Ha ragione. Questo termine poco ortodosso, se vogliamo, poco corretto, se vogliamo, ma se uno entra con un'emicrania allucinante, di cui non si capisce esattamente la forma, che può essere un'emicrania emiplegica, può essere un qualsiasi cosa, un disagio, poi c'è il paziente più in là che ha fatto la storta, arrivano in 10. E tutti i 10 che parlano del calcio, che è andata a fare la spesa, è parlato di tante cose, arrivano in 10. Signora, chiarissima, grazie. Non so se sono stata chiara, credo, spero. Chiarissima, grazie. Grazie signora, e per fortuna, come dire, i problemi che ha sottolineato la signora sono stati valorizzati da noi e in realtà li stiamo affrontando. Per quanto riguarda l'annoso problema del, appunto, lei ha parlato di madre, comunque di confusione dovuto a persone in pronto soccorso, grazie anche alla nuova direzione che ci sta sostenendo tantissimo, abbiamo appena installato una nuova porta automatica proprio per ridurre l'accesso di chi non deve stare lì. Stiamo mettendo sempre più attenzione a questo aspetto qui di privacy e di calma di chi è degente lì dentro. La signora ha ragione, è una cosa che dà forse ancora più fastidio a noi e che stiamo provando di affrontare. Purtroppo l'attesa per la colica renale, noi valorizziamo la sofferenza e il dolore, tanto che da triage la colica renale prende un codice giallo, non perché è in pericolo di vita, ma perché sta soffrendo. È particolarmente atipico che un codice giallo abbia aspettato così a lungo e di questo mi dispiace molto. Per il discorso della terapia antidolorifica, anche lì è un punto dove noi stiamo lavorando. Purtroppo alcune realtà nazionali retrive ci hanno, per motivi legali, hanno fatto delle battaglie legali per inibire all'infermiere del triage di fornire un antidolorifico immediatamente. Fortunatamente queste riserve o questi impedimenti legali di recente sembrano siano stati dipanati e quindi speriamo a brevissimo di poter partire con un progetto e un programma di poter fornire un antidolorifico immediatamente. Già l'infermiera professionale triagista lo fornirà, quindi il paziente non dovrà aspettare quel tempo lì. È una cosa cui noi teniamo tantissimo e noi fa soffrire l'idea che qualcuno stia aspettando per un antidolorifico. E a breve questa cosa qui cambierà in modo netto. Inoltre, per quanto riguarda sempre la gestione di questo tipo di ammalato, sempre grazie al sostegno, in questo caso anche della Regione, che ci ha accordato delle risorse per l'ampliamento del nostro organico, contiamo anche di riuscire a fare fronte a queste situazioni meglio e prima. Ecco, allora i suggerimenti degli telespettatori sono importanti proprio per questo, perché oltre ad avere un feedback anche un po' fuori dagli schemi, fuori dall'ambito dove operano, che magari è un po', come dire, viziato dal momento, dalla paura, dal dolore o da altre cose, e loro sicuramente presi dalle loro attività, questo ambito può essere quello nel quale si possono anche espletare alcune funzioni, come quella di raffrontarsi con i propri clienti a bocce ferme, diciamo, e forse capire meglio le esigenze di chi ci ascolta. Naturalmente il tempo è tiranno e quindi insomma la prima puntata di Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso, è terminata. Pochi minuti poi ci lasciamo, però io un'ultima considerazione a ognuno di voi la voglio strappare, perché secondo me
al di là del camice c'è la persona, c'è l'uomo, c'è il professionista. E allora, iniziando dal direttore dell'unità operativa, questa esperienza professionale e di vita qui a Pesaro e a Fano, cosa le sta dando, cosa le sta portando, dottor Leofreda? Ah, è una grande sfida, ma è una sfida che mi rende orgoglioso. E per fortuna sono tanti pazienti che vengono a trovarci anche giorni dopo, quando si sono ripresi, semplicemente per salutare e per dire grazie. Quello vuol dire molto per noi. Tamara, le istruzioni per l'uso per un pronto soccorso e per chi accede e che incontra voi, operatori così importanti, così vitali per il funzionamento e la gestione di un'area così sensibile come quella del pronto soccorso, quale può essere? Da parte nostra sicuramente dovremmo sempre più essere accoglienti, disponibili e preparati, perché questo ci permette di essere sempre pronti a rispondere alle esigenze, e dall'altra parte veramente un pochino di tolleranza in più alcune volte, perché se non siamo pronti a rispondere sicuramente c'è qualcuno che sta peggio. Io dico sempre, quando li vedo che brontolano, mi chiamano, Campanelli vieni, e gli dico scusi, abbia pazienza, lei sta come respira lei? Bene. Com'è il suo cuore? Come va? Bene. Allora gli dico, guarda, di là in sala emergenza c'è un signore che è arrivato che non respirava, quindi le nostre risorse sono tutte con lui, per cui avete pazienza che arriverà anche il suo momento. Però ecco, è questa un po' la dinamica su cui ci spendiamo. Allora, la collaborazione, il dialogo, dottor Titolo, sono importanti, però insomma il pronto soccorso, porta d'Ercole di un ospedale, che cosa le dà la sensazione ogni giorno quando indossa il camice? Qual è l'istruzione per l'uso che si sente di dare ai nostri telespettatori? Fare questo mestiere è molto bello, onestamente, insomma, perché comunque ci consente di avere un rapporto molto intimo con i pazienti e rispondere a diverse necessità. Ed è molto vario, soprattutto, insomma, quindi non ci si annoia quasi mai. È una sfida culturale, bisogna trasformare questo posto che di per sé potrebbe essere un caos, gestirlo e normalizzarlo, insomma, quindi siamo medici del pronto soccorso, vogliamo risolvere i problemi. Bene, grazie dottor Leofreda, direttore dell'unità operativa di pronto soccorso e medicina d'urgenza, per essere stato qui con noi. Grazie per l'ospitalità e grazie in particolar modo ai concittadini che hanno chiamato. Tamara Campanelli, infermiera coordinatrice, caposala, mi piace chiamarla così come mi piace chiamare preside, il preside della scuola, e poi insomma Giancarlo Titolo, responsabile del pronto soccorso di Fano, grazie per essere stato qui. Grazie anche a voi e agli telespettatori. Anche a lei. Bene, termina qui la prima puntata di Missione Salute, giovedì prossimo parleremo di medicina interna. Arrivederci, grazie a tutti voi.